Padre nostro, insegnaci ad amare. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi che è Matteo 6, 7, 15. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Amen. Carissimi, oggi accogliamo questo Vangelo, ed è il Vangelo di Matteo, al capitolo 6, dove Gesù sta insegnando ai suoi discepoli e a coloro che lo stanno seguendo come pregare. Innanzitutto dice di non sprecare parole, ma questo non significa che non dobbiamo usare le parole. Gesù oggi vuole andare al centro della nostra preghiera e sappiate che questa bellissima formula che Gesù ci ha consegnato, ma soprattutto che la comunità cristiana ha messo insieme, sintetizzato e consegnato a noi, è quella preghiera che bisognerebbe in tutta la nostra vita, nella nostra quotidianità, nella nostra fede, distendere punto per punto. Noi molto spesso siamo abituati invece a fare questa preghierina, segno della croce, e finita la preghiera della mia giornata. Quando in realtà il Padre nostro è la vita stessa del cristiano che viene messa in pratica lodando, adorando Dio, invocando il suo regno, la sua volontà. Ma guardiamo oggi alcuni punti, perché spesso parliamo di questa preghiera. Ma che cosa è essenziale per noi in questa Quaresima, dove abbiamo detto che la preghiera è una delle tre armi spirituali per combattere la nostra vita di fede, insieme al digiuno e all'elemosina? Innanzitutto Gesù dice, pregate così. E questo appellativo, Padre, ha anche un aggettivo che è nostro. Quindi, fin dall'inizio, Gesù ci sta insegnando una preghiera comunitaria. Quanto è importante! E pensate che ci sono alcune frange di cristiani che hanno deciso da soli nella propria vita che io prego nella mia stanza, non ho bisogno della chiesa, non ho bisogno degli altri, e fai questa preghiera dove stai dicendo Padre nostro. Gesù non ha insegnato una preghiera come può essere in altre religioni, dove c'è un tu per tu con Dio in relazione esclusiva ed escludendo tutti gli altri. Ma Gesù nella preghiera per eccellenza che ci ha consegnato anche oggi in Matteo, ci insegna che è un Padre che è nostro e che io, tu, siamo parte di un corpo di figli amati, perdonati e salvati
da Gesù Cristo. Amen? È importantissimo. Quindi ogni preghiera del Padre nostro non è una preghiera mia, è una preghiera della Chiesa, è una preghiera della comunità. Addirittura inizia in questo modo, ma continua facendo riferimenti alla prima persona plurale. Dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti e non abbandonare noi alla tentazione, ma libera noi dal male. Gesù poteva dire, quando tu preghi, e ci ha già detto entra nella tua stanza nel segreto, che sappiamo che è nel tuo cuore, e non significa chiuso, rinchiuso in stanza, non ha detto Padre mio che sei nei cieli, dammi il mio pane e rimetti i miei debiti, non abbandonarmi. Ma la preghiera di Gesù è fortemente comunitaria, perché Gesù vuole che preghiamo insieme, perché Gesù vuole che noi siamo un solo corpo. Quanto è importante, tanto che quindi in questa preghiera c'è una parte fortissimamente comunitaria che è la seconda, e si parla di questo aspetto relazionale. Cioè, rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Praticamente, chi fa la preghiera del Padre nostro, in teoria, perché in pratica forse tante volte non accade, abbiamo già dovuto perdonare. Quante contraddizioni ci sono nelle nostre vite, nelle nostre preghiere? Tante volte recitiamo il Padre nostro, ma siamo in lite col vicino. Siamo divisi in casa, divisi nella famiglia, e invece nella preghiera stiamo dicendo rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo. E forse non li abbiamo rimessi, forse non abbiamo perdonato. Però stiamo dicendo qualcosa che non abbiamo fatto. Vedete che il Padre nostro è molto più che una formula che siamo magari abituati a recitare ogni tanto durante la giornata, durante la settimana. Fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima è un deserto nel quale mettere in pratica il Padre nostro. Non solo pronunciandolo alcune volte, in alcune preghiere, ma vivendolo. Quante volte, vi chiedo, noi, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Santifichiamo il nome di Dio. Non solo dicendo sia santificato il tuo nome, ma nella mia preghiera, durante la giornata, io benedico il Signore. Come? Signore, gloria a te. Signore, gloria al tuo santo nome. Signore, benedico il tuo nome nel mio lavoro. Benedico il tuo nome nella mia casa. Benedico il tuo nome nella mia famiglia. E quante cose potremmo dire? E forse spesso stiamo in silenzio. Diamo alla nostra lingua, alla nostra bocca, la capacità di parlare brontolando, parlando magari male degli altri, e quando dobbiamo pregare c'è questa preghierina sintetica, finito lì. Quanto dovremmo invece aprire la bocca per benedire Dio, per santificare il suo nome. Con il cuore, non come una recita. E poi dice ancora, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Il cuore del cristiano, carissimi amici, è un cuore che è sereno, in pace. Perché se dal mattino recita il Padre nostro, nel Padre nostro si dice, oddio Padre, io sono tranquillo, perché attendo il tuo regno. E che sia fatta la tua volontà. Ciò che mi accadrà oggi è nella tua volontà. Il mio cuore non teme, perché tu sei questo Padre che mi tiene per mano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, la fiducia che Dio è un Padre provvidente. Che Dio oggi mi darà ciò di cui io ho bisogno.
Quindi, fratelli e sorelle, che questo Padre nostro oggi possa entrare nella nostra vita. Ma soprattutto, e Gesù termina dicendo e riprendendo la cosa che ha più cara, il perdono, l'amore. E noi spesso recitiamo la preghiera, amen, e abbiamo il cuore pieno di risentimenti, pieno di ferite, pieno di situazioni in cui noi non abbiamo fatto il primo passo, siamo ancora lì che aspettiamo le altre persone. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo che ci faccia essere un corpo, una chiesa, una comunità che prega e che ha la forza di amare, la forza di perdonare. Altrimenti questo Padre nostro che Gesù ci ha consegnato può ridursi davvero in un modo molto limitato e totalmente riduttivo alla recita di una poesia di fede. Ma la mia vita quotidiana, il mio agire da cristiano, il mio parlare, il mio relazionarmi è lontanissimo da ciò che sto esprimendo. E allora invochiamo lo Spirito dicendogli: vieni Spirito Santo oggi nelle nostre vite. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di riconciliarci con il Padre, di riconciliarci con i nostri fratelli e sorelle. Grazie Spirito Santo perché in questo Vangelo tu mi insegni a santificare il nome di Dio, ad accogliere come un bambino la sua volontà, ad accogliere giorno dopo giorno il pane quotidiano, ma soprattutto Spirito Santo mi insegni ad essere sempre pronto ad amare e a perdonare, come il perdono e l'amore che ricevo anche oggi da Dio. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, oggi lo slogan è: Padre nostro, insegnaci ad amare. E glielo chiediamo con tutto il cuore, con tutte le forze, perché questa è la via della libertà, la via della salvezza. Grazie che mi avete accolto. A domani. Ciao. Carissimi, vi invitiamo al seminario online La guarigione del cuore. Il Signore Gesù ha la capacità anche oggi di curare il nostro cuore e di guarire le nostre ferite. Ecco perché vi offriamo 3 serate per pregare insieme e chiedere a Dio la nostra guarigione. Mercoledì 14, 21 e 28 febbraio. Iscrivetevi sul nostro sito web.